I saldi che gli irpini apprenderanno il via domani, come nel resto della campagna, sono un'opportunità per scegliere e riscoprire negozi di prossimità, anche se le previsioni indicano un 20% in meno di spesa. E quanto sostiene Giuseppe Marinelli, presidente provinciale di Confesercenti, una diminuzione dovuta alla difficile situazione economica, all'incremento dei costi e all'impossibilità per molte famiglie di far fronte a spese extra. Si calcola dunque che per la stagione promozionale si spenderà poco più di 136 euro pro capite, a fronte del gennaio 2022, quando la spesa media è stata di 170 euro. Saranno acquisti molto più oculati e consapevoli, valutando sempre il rapporto qualità-convenienza e avvalendosi all'occorrenza dei propri diritti. Ad incidere non solo la difficile situazione economica generale, con le famiglie costrette a gestire quotidianamente sempre maggiori problemi e far quadrare i bilanci, ma anche, secondo la Confesercenti, le promozioni avviate soprattutto su internet dalle piattaforme internazionali, già prima di Natale e comunque durante le festività natalizie, che rischiano concretamente di ridurre le potenzialità dei saldi. Nonostante le difficoltà, la stagione dei saldi resta uno tra gli appuntamenti più attesi dai consumatori. L'invito è di scegliere e riscoprire negozi di prossimità, dando forza ai commercianti sotto casa, come dichiara Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania e vicepresidente nazionale con delega al Mezzogiorno.